Cari amici affezionatissimi dell'Altra Voce, eccoci, è abbastanza precisa, al nostro appuntamento settimanale. Appuntamento con l'Altra Voce e con le trasmissioni della serie Profili Storici. Vi avevo già annunciato nella trasmissione precedente che in questa trasmissione avremmo trattato la figura storica dell'Apostolo Pietro. Beh, detto questo... Prima di entrare nell'argomentazione vogliamo e voglio presentarvi i servitori che partecipano a questa trasmissione. Sulla mia sinistra il pastore Michele Romeo, il pastore Daniele Bachmann e il pastore Marcello D'Ambrosio. Voglio ripetere e devo ripetere perché è necessario. Tante volte la ripetizione è indispensabile. Non sono trasmissioni di carattere polemico per quello che sono insegnamenti delle varie religioni o meglio delle varie fedi cristiane ma noi ci atteniamo a una trattazione a un'argomentazione che abbia una solidità di carattere scritturale cioè della Bibbia della parola di Dio per cui anche questa trasmissione nonostante che abbia generato il personaggio di pietro tante polemiche nei secoli oggi pare che però la conoscenza della parola eh, si è più alla portata di tutti, pare che i tempi di dialogo si sono stabiliti in vari ambienti di carattere religioso cristiano, per cui credo che anche questo soggetto non certamente disturberà i nostri amici telespettatori che potranno poi rimanere con le proprie convinzioni e nessuno vuole fare differentemente. Ma quanto riguarda noi riteniamo che non siano convinzioni, sono semplicemente eh, evidenze, evidenzazioni delle verità biblica. Ecco, fatto questo piccolo eh, diciamo pure eh, questa piccola presentazione, voglio immediatamente entrare, vogliamo entrare nell'argomento. Allora, a pastore Michele Romeo, gli chiediamo, qual è l'esordio di Pietro nei racconti evangelici? Allora, nei racconti evangelici abbiamo eh, si potrebbe definire e lo diciamo per una questione proprio di eh, onestà nei, nostri, eh, nei confronti dei nostri telespettatori, come eh, due fasi, una relativa a quella che è la chiamata di Pietro a seguire Gesù e una che al discepolato. Perché eh, questa, queste due fasi un po' diverse? Perché eh, nei Vangeli eh, di Marco, Luca e Matteo ci viene detto che Gesù passeggiando così eh, sulle rive eh, del lago di, di Tiberia, d'altronde Pietro abitava lì in uh, un villaggio uh, marittimo dove esercitava insieme ad altri appunto, la professione di, eh, di pescatore, Ecco, Gesù passando lo chiamò insieme eh, ad altri e disse venite seguitemi e cosa che molto probabilmente eh, hanno fatto per un certo periodo, almeno finché Gesù fosse nella, eh, nella zona o nelle zone limitrofe, ma che non l'abbiano fatto in primo momento a pieno tempo. Successivamente ci dirà l'Apostolo San Giovanni che ci fu una seconda fase in cui questa volta Gesù viene riconosciuto non come il predicatore che ce ogni tanto abbiamo nella storia che uscivano dei predicatori che predicavano il regno di Dio, eccetera, eccetera, anche diversi che si facevano chiamare Messia, che poi non risultavano a verità, ma che dopo questa chiamata ci sia stata poi una decisione al servizio a seguire Gesù come... Discepoli. E questo ci viene descritto il Vangelo di San Giovanni quando Andrea, il fratello di Pietro, gli dice vieni perché abbiamo trovato il Messia. Cioè quello che ci ha chiamati, a cui abbiamo seguito e simpatizzato come un maestro, però poi si è rivelato esattamente come il figlio di Dio, il Messia, colui che loro come ebrei aspettavano. Per cui da questo riconoscimento che non era facile perché, ripeto, ce n'erano tanti che si erano presentati, da questa dichiarazione che poi troviamo anche negli altri Vangeli, da questa dichiarazione che non è dalla carne, che non è dalla mente ma dalla rivelazione di Dio, ecco, qui abbiamo l'esorgio dell'Apostolo Pietro come discepolo a pieno tempo poi per tutto il resto della sua vita con le fasi che sicuramente tratteremo anche in questa trasmissione. Allora, abbiamo iniziato a tracciare il suo profilo storico. Daniele, il pastore Daniele, gli chiediamo come possiamo definire o dire qualcosa circa il suo carattere umano. L'Apostolo Pietro sicuramente spunta per la sua pronta decisione di accettare Gesù e di anche. Buttare le reti sulla parola del Signore. Difatti, eh, l'episodio che è stato accennato in Luca 5 ci fa capire che Pietro diceva: Tutta la notte non abbiamo preso un pesce, ma sulla tua parola io calerò le reti. Vediamo un Pietro obbediente, un Pietro disposto, un Pietro subito pronto a fare ciò che il maestro Gesù li dice. Come suo carattere possiamo dire ha um, dei lati positivi e anche negativi perché um, è molto impulsivo, e Spesse volte questo è positivo e altre volte anche negativo questo suo atteggiamento, questo suo carattere che, che subito Parla spesso troppo veloce nel parlare e si crea pure dei guai, delle difficoltà. È positivo nel senso, come dicevamo, di agire, di ubbidire. Una volta, quando fu chiesto da Gesù: Chi dice la gente che io sia?, Pietro, con gli altri, dicevano, diceva. Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Quindi, Lui era il primo dai discepoli di esprimersi e anche di rispondere, di riconoscere Gesù come il Cristo. Però, alcuni lati negativi, permettetemi di comunicarvi alcune cose che sono piuttosto negative. Infatti poco dopo che aveva fatto questa bella dichiarazione di fede, lui dice Gesù tu non dovrai mai soffrire, questo non ti avvenga mai. Lì vediamo un lato umano, la, la vediamo un lato carnale. E poi altre, in altre occasioni, quando Gesù ad esempio lavava i piedi ai discepoli Pietro dice no tu lavare a me i piedi questo non accadrà mai e poi quando Gesù dice ma se tu eh, non permetti che io ti lavo i piedi non avrai parte del regno di Dio allora dice allora lavami pure la faccia e tutto il corpo e Gesù dice no chi è lavato già non ha bisogno e quindi vediamo questo Pietro impulsivo, questo Pietro eh, troppo veloce in certe cose, non soltanto nelle parole, ma vediamo anche quando Gesù fu poi catturato dai suoi nemici, era Pietro con la spada a tagliare un orecchio a uno dei servi che stava là vicino, quindi vediamo anche troppo veloce nella sua azione. Questo Pietro così impulsivo nel carattere comunque amato da Gesù. Voi sapete bene che fu chiamato da Gesù Pietro, il suo vero nome era Simone, però Gesù gli disse, tu sarai chiamato Pietro, perché Gesù aveva in mente che questo eh, giovane pescatore poteva diventare una, un colosso, una colonna, nella chiesa e quindi per questo diceva tu sarai chiamato pietro, tu sarai chiamato cefa perché eh, doveva diventare un, uh, un personaggio importante tra i suoi discepoli. Bene, abbiamo sentito la descrizione eh, di Daniele e ovviamente vince da questa descrizione la sincerità del carattere di pietro. Certamente nel tempo troviamo un pietro che viene modellato dal tempo e dalle circostanze. Sapete che i caratteri non si cambiano, ma si modificano lungo il percorso della vita. Per cui lo stesso Pietro che troviamo all'inizio della sua conversione, è ben un altro Pietro, quello che troviamo invece eh, negli atti degli Apostoli e nelle Epistole, che mm, ci, rendono, e ci rendono ragione della sua... Della modifica del suo carattere, certamente, rimane il personaggio impulsivo, rimane. Ma soprattutto la qualità di Pietro, che è quella che, che Dio gradisce in ogni uomo, è stata la sua sincerità. Era un uomo realmente sincero. Ecco, questo piace al Signore. Allora torniamo a vedere, stiamo dipingendo, stiamo preparando questo profilo storico. In effetti. È un'immagine un'immagine di carattere mentale, vero? E voglio rivolgere questa domanda al pastore Marcello D'Ambrosio. Si è discusso e eh, si continua no, a discutere, si, si è polemizzato e si continua a polemizzare, non lo vogliamo fare noi, circa una realtà, una realtà, realtà virtuale, realtà eh, reale, punto interrogativo su quello che poteva essere la posizione. Pietro, quale capo di quelli che sono stati i primi discepoli di Gesù? Cosa ci puoi dire a riguardo? Beh, possiamo sicuramente dire che secondo le indicazioni bibliche mh, non, non è eh, realmente un capo Pietro, non è mai stato eh, assegnato questo incarico da Gesù eh, a Pietro e tantomeno abbiamo sentito anche della descrizione del carattere di Pietro. Sappiamo che per essere un capo <ride> bisogna avere un determinato carattere. Gesù aveva il, il carattere per essere un capo e lo è. E infatti le ragioni sono tante per cui possiamo asserire con certezza che Pietro non era il capo degli apostoli, anche se, però dobbiamo dire che eh, c'è questa. Mh, quest perché in realtà qualche volta Gesù insieme con, con Giacomo e Giovanni lo ha chiamato alla trasfigurazione, altre volte è stato indicato eh, per essere il primo ad annunciare l'Evangelo ai gentili, e forse per questo si è pensato che Pietro potesse essere il, il capo, ma in realtà non viene mai eh, né chiamato capo né designato come capo. L'autorità apostolica che Gesù conferisce a tutti gli apostoli non è di una sola persona, ma dei dodici che costituiscono l'autorità apostolica che noi troviamo, riscontriamo nella Scrittura come eh, fatto storico, come fatto eh, autorevole, come fondazione proprio della, uh, della Chiesa stessa. E per quanto riguarda la Chiesa, essendo Pietro parte della Chiesa. Non ne può essere il capo, né poteva essere il capo degli Apostoli, né potrebbe essere mai stato il primo capo della Chiesa, poiché la Scrittura ci dice molto chiaramente che Gesù è il capo della Chiesa. Quindi la Chiesa è fondata su Cristo che ne è capo e compitore. Questo è molto chiaro, non è una un dato da interpretare, una scrittura chiara, ben definita. D'altra parte, se siamo di buoni osservatori, possiamo riscontrare anche che Gesù, eh, conoscendo Pietro e dovendo fondare un, un regno eh, santo per un popolo santo chiamato al Signore, sicuramente non poteva essere affidato alla caducità di un uomo, ma non soltanto di Pietro, ma qualsiasi altro uomo non sarebbe stato adatto, per cui nessuno poteva essere capo, soltanto Cristo è il capo. E abbiamo visto Pietro tradire eh, Gesù nel momento cruciale, eh, che Gesù ha dovuto riabilitarlo successivamente. Vediamo anche successivamente che l'Apostolo Paolo deve richiamare l'apostolo Pietro e quindi nell'Epistola ai Galati troviamo questo confronto che c'è tra Paolo e Pietro per cui Paolo deve richiamare un po' l'atteggiamento di Pietro che non era proprio dei più confacenti al, al comportamento cristiano ecco, per cui secondo i termini biblici secondo la verità stabilita dalla Bibbia, l'autorità stabilita dalla Bibbia, noi possiamo dire tranquillamente che Pietro non era il capo degli Apostoli. Dobbiamo dire che nell'arco dei secoli la polemica che si è accesa con dogmi, con altre situazioni, circa la persona di Pietro, la sua posizione ecclesiale, è, è tutt'altro tutto oggetto di. e continuerà a essere oggetto di polemica se, si mantiene, se ci si mantiene tutti su questo, uh, questa linea. Vogliamo soltanto ricordare. Alcuni punti salienti non per entrare nella polemica, ma soltanto per una chiarificazione, una chiarezza nell'immagine, in questo che è il profilo storico di Pietro. Dobbiamo ricordare che quando Gesù lava i piedi ai discepoli, è proprio perché là si stabiliva, si voleva stabilire umanamente: è inconcepibile che non ci debba essere il successore, il capo, è inconcepibile nella nostra mentalità umana. E Gesù vuole andare contro a quello che poteva sembrare poi il capo comandante che sta al di sopra degli altri e che gli altri lo servono, perché dà l'esempio di, appunto, di lavare i piedi a tutti i discepoli. arriva da Pietro, che forse la pensava peggio degli altri, ecco perché troviamo poi il suo eccesso difetto. Prima non si vuole far lavare, poi dice, lavami anche il capo, chiamava il Signore più di ogni altra cosa. E questo è un punto. C'è un altro punto, tu sei Pietro, su questa pietra io fonderò la mia chiesa. Pietro è il primo a chiamare Gesù, pietra angolare, capo del cantone, su cui viene edificato tutto. Dice tutta una serie di parole, Pietro dal greco, perché è scritto in greco, il Nuovo Testamento, e c'è due riferimenti, uno che parla di Sassolino e uno di roccia, Petros e Petra. Non vogliamo entrare, giusto per dare qualche informazione ai nostri dottori, possono approfondire personalmente ogni cosa, ma le parole sono che Gesù dice, io, eh, tu sei Pietro. E io su questa pietra fonderò la mia chiesa. Chi la fonda? Cristo. Di chi è? Di Cristo. Tutto questo già basterebbe, ma poi e ciò che legherai, ciò che sarà sciolto, tutta una serie di polemiche, di discussioni, di secoli, e lì riguardo alla disciplina ecclesiale, tanti argomenti che molte volte eh, non si conoscono. Fuori da ogni polemica, vogliamo dire questo: Pietro è stato il caro servitore di Dio. Era laureato in pescologia. <ride> Sorridiamo, vero perché era un uomo che non aveva una grande cultura. Veniva da, eh, dalla sua Galilea, era colui che tirava le reti, e quando vide Gesù la prima volta che predicava sulla sua barca, disse, Signore allontanati da me perché sono un uomo peccatore meraviglioso. L'aspetto di Pietro aveva una suocera che fu guarita. Beh, cari fratelli, eh, amici cari, Atteniamoci al testo biblico. Poi, in cielo, chi magari aspetta una certa realtà, la chiederemo direttamente a Pietro, ma andiamoci in cielo. E continuando il nostro discorso, continuando la nostra, eh, diciamo pure, figura, sulla figura storica, il percorso storico di Pietro, io vorrei chiedere adesso a Daniele un'altra domanda. Qual è stato il suo ruolo, cioè il ruolo di Pietro, dopo la morte? del Signore Gesù. Eh, abbiamo già accennato prima che Pietro era una persona molto eh, entusiasmante, una persona molto spontanea, quindi il Signore ama queste persone, ama soprattutto, come diceva il Pastore Remo, le persone sincere. Pietro era una persona sincera, anche dopo che l'aveva tradito, dopo che... È rinnegato più che tradito. Rinnegato, rinnegato, sì. Ecco. <ride> eh, alla fine fu riammesso e soprattutto l'esperienza particolare era l'esperienza delle Pentecoste. Veramente troviamo lì un Pietro diverso, che prima aveva paura, che scappava, adesso è coraggioso. Parla davanti a 3.000 persone, predica, dice voi siete stati coloro che avete messo il Cristo a morire, ma Dio l'ha risuscitato, un messaggio straordinario di coraggio e di fede e di obbedienza alla parola di Dio e alla guida dello Spirito Santo. E vediamo che parecchi si convertono in quella occasione, in quel messaggio e vediamo un Pietro diverso, ecco quello che Dio fa, come Dio cambia, Dio dà coraggio, Dio dà, dà fede, Dio dà anche, anche ci dà sapienza, come Pietro veniva strumento per questa predicazione. In altra occasione troviamo Pietro che va al Tempio per pregare, vediamo un uomo di preghiera insieme a Giovanni e lì incontra eh, un zoppo che sta là alla porte del Tempio e Pietro dice oro e argento non ne abbiamo ed era anche in questo ovviamente sincero ma dice quello che abbiamo te lo diamo nel nome di Gesù alzati e cammino quindi questo miracolo straordinario di quest'uomo eh, proprio di questi primi due discepoli Pietro spesso stava in compagnia di Giovanni, Giovanni discepolo dell'amore Giovanni il personaggio che forse è calmante, Pietro Zelante, era una bella squadra, questi due stavano spesso insieme, anche più in là, vediamo che vengono messo in carcere, e poi escono fuori. Pietro, davanti al concilio eh, dei ebrei, dichiara che Gesù era l'unico nome di salvezza. Non c'era un altro nome al di fuori di Gesù Cristo. E così potremmo continuare. Voglio solo fare un accenno ancora di Pietro, le sue due epistole che a me piacciono molto. La prima e la seconda lettera di Pietro che troviamo nella Bibbia. Molto preziose, molto profonde. Vi incoraggio, cari telespettatori, di conoscere meglio Pietro proprio leggendo i suoi scritti. Bene. E diciamo che abbiamo soltanto pochi minuti per due domande, ma eh, voglio farvi notare che il passaggio da Pietro il pescatore a Pietro, pastore d'anime e poi apostolo eh, di Gesù Cristo, ripieno della potenza dello Spirito Santo, Gesù aveva scelto uomini umili e per dare inizio al suo ministero. Ma a Patello, al pastore Marcello, cosa ci raccontano le fonti? storiche in ordine della morte di Pietro? Beh, le fonti storiche, ripetiamo un po' quello che abbiamo detto prima, non ci danno delle informazioni, meno indizi da poter dedurre delle cose. Abbiamo, sì, l'indicazione della morte che è stata preannunciata dal Signore come martirio, però non possiamo dare con certezza che sia stata la morte capovolta sulla croce come in genere si racconta o che sia stata a Roma o che sia avvenuta in un altro luogo perché l'unico documento oltre ad essere la parola di Dio la Bibbia risulta essere anche un documento storico un documento valido veritiero è questo quindi altre fonti dicono però non sono attendibili per cui ecco come si dice il fatto che Pietro sia venuto a Roma e poi eh, lì pare che sia stato eh, martirizzato. Non sappiamo se sia la verità, se è la certezza, eh, quindi non, meglio non eh, asserire cose che non sono certe. Per cui questa figura di Pietro scompare, possiamo soltanto dire questo, nel libro degli atti... Quando la figura dell'Apostolo dei Gentili, che è San Paolo, che poi in generalmente viene, eh, viene un po' coperta, questa figura dell'Apostolo Paolo, mentre invece dovrebbe essere molto eh, aperta questa figura, perché è colui che ha, eh, ha istruito, eh, ha evangelizzato tutte le popolazioni, a partire dall'Asia Minore, la Grecia e tutta diciamo, la parte bassa dell'Europa. Compreso l'Italia, e di, Ro, di Paolo che abbiamo notizie che è vissuto due anni a Roma, prigioniero, è stato a Roma, ha avuto un processo a Roma, <coughs> e quindi invece eh, sì, c'è questa confusione tra Paolo e Pietro. Sappiamo soltanto che storicamente e biblicamente la figura di Pietro scompare ecco, nel Libro degli Atti man mano che cresce questa figura bellissima dell'Apostolo Paolo, che è un Apostolo eh, chiamato dal Signore, molto importante per quanto riguarda tutto l'epistolario del Nuovo Testamento e quindi poi eh, c'è questa figura di Pietro che eh, rimane così eh, nascosta, ecco come figura storica parlo, come Apostolo e scrittore abbiamo appunto tutti i riferimenti evangelici degli Atti e le due epistole che sono contenute nel Nuovo Testamento? Beh, siamo quasi alla conclusione e dobbiamo dire che eh, appunto anche sull'apostolato molti sono convinti che gli apostoli del Nuovo Testamento erano 12, no, i primi erano 12 sappiamo che c'è stata anche la sostituzione di colui che aveva tradito, ma poi sono continuati e ci sono diversi altri nomi, oltre all'Apostolo Paolo, che è, è diciamo, il più importante. In quello che è il profilo storico e apostolico della primitiva Chiesa cristiana. Al Pastore Michele gli diamo la conclusione. Alla luce di questo breve profilo storico molto veloce, eh, quali considerazioni possiamo trarre dalla vita di Pietro e dalla sua predicazione? Le conclusioni che possiamo trarre sono molto attinenti alla vita anche di ogni vero credente, di ogni vero discepolo di Gesù, il quale con un grande amore per il Signore, per la Sua parola, ecco, si dedica e dedica la sua vita con tutte quelle che sono le sue contraddizioni. Perché eh, così abbiamo accennato a alcuni passaggi eh, importanti dove ci hanno fatto vedere questo carattere diciamo, impulsivo, anche molte contraddizioni da quello che lui desiderava essere e che poi in effetti veniva meno proprio a causa anche della sua umanità. Per cui eh, la sua vita è una vita umana come quella di ogni vero discepolo, una vita che deve essere formata attraverso le esperienze. E qui deve modificare anche il suo carattere, il suo modo di agire, impulsivo, eccetera, eccetera. Per cui le parole di Gesù, dette proprio a lui, dice quando eri giovane. Eh, chiaramente non si riferiva alla gioventù, alla sua gioventù negli anni, ma alla sua gioventù nella fede. Quando eri giovane, ecco, fino a che hai voluto un po' fare di testa tua, sei andato, hai fatto, hai detto, ma poi quando ecco, diventerai vecchio, nel senso quando maturerai, ecco qui diceva prima il, il pastore eh, Bachman le sue lettere, ecco, quando leggiamo già le, le lettere di Pietro vediamo una maturità veramente spirituale, ecco, lui stesso che si definisce non il primo, ma io che sono pastore insieme ai pastori, lui che mette in risalto ecco, ancora una volta la figura di Cristo come la pietra, unica pietra, insomma, e il suo affetto verso la Chiesa, verso quei credenti che hanno accettato il messaggio di Gesù sul messaggio, ecco. Lui dopo Pentecoste sicuramente non avrà nessuna difficoltà nel proclamare il messaggio di Cristo sulla centralità di Cristo, per cui la sua vita come essere umano ha le sue difficoltà, le sue anche piccole crisi, ma come predicatore del Vangelo, come unto dallo Spirito Santo, il suo messaggio dubbiamente non è caratterizzato da alti e bassi, ma lui sempre. Ecco, dal giorno di Pentecoste fino alla sua morte proclamerà che Cristo è il Signore senza nemmeno nascondere quelle che sono state le sue limitazioni di essere umano. E questo noi, eh, queste orme, questo esempio lo vogliamo e lo vogliamo perpetuare nella vita, nella nostra vita e di coloro che ancora eh, saranno discepoli e continueranno a essere discepoli. Quindi cari amici abbiamo parlato della... E del profilo storico, della figura storica di Pietro. Cosa, di chi parleremo nella prossima trasmissione? Beh, abbiamo parlato di Pietro, parleremo anche di Giovanni, della figura storica dell'Apostolo Giovanni. E nel darvi appuntamento stesso giorno, stessa emittente, stessa ora, passiamo ai saluti. Il pastore Marcello D'Ambrosio, il pastore Daniele Bachmann, il pastore Michele Romeo e Remo Cristallo vi salutano. Col saludissimo, Dio vi benedica.